Ecco, alcuni lavori in corso previsti qui in questa piazza, anzi l'albero alle sue spalle verrà presto rimosso. Sì, lo vedete da voi che in questo periodo in cui ci dovrebbe essere la massima rigogliosità del fogliame, della chioma, l'albero è secco. È secco perché purtroppo è stato aggredito da un fungo nella parte di tronco interna che se lo sta mangiando praticamente vivo ed è progressivamente sempre meno sicuro e quindi è necessario abbatterlo. Questo ci dispiace perché a questo punto sta pianta che ha credo più di 100 anni perché della fine dell'Ottocento faceva ormai parte del panorama urbano di Arezzo. E quindi è un dispiace doverlo togliere, però non si può fare diversamente, anche perché poi mh, non dà un bella, una bella visione di sé. E credo che se sarà possibile cercheremo di piantare qualche cosa al suo posto, però non so se è possibile perché il tro, il, questo fungo ha aggredito anche una parte del, del terreno, della parte dell'apparato radicale, che è molto grande, viste le dimensioni e l'età della pianta. Ecco, i lavori quando e il traffico, magari come sarà regolato? Perché insomma, questa zona è molto. Trafficata appunto dalle, dalle auto. I lavori inizieranno il 10 di agosto, quindi settimana prossima, dureranno penso un paio di giorni, il traffico passerà come, come, come normale, non ci saranno interruzioni di viabilità perché tanto interverranno con il carrello elevatore e taglieranno di pe i pezzi alti per poi scendere fino alla base, quindi in un paio di giorni dovrebbe tornare tutto a posto. Assessore, un'estate veramente impegnativa, l'abbiamo vista insomma in diversi angoli della città intervenire con gli operai della manutenzione, insomma quando ci va in vacanza? Sabato Non per saperlo ma, per <ride> saperlo, ma eh, voglio dire ci sembra che sia un'estate veramente di duro lavoro Sabato vado in vacanza e il sindaco invece no perché ecco. giustamente deve presidiare 365 giorni all'anno ecco. Eh, però no, il lavoro effettivamente va avanti spedito, si stanno portando avanti molte cose, quassù stanno facendo i marciapiedi, ora sono in via Cimabue e a Siciliano, abbiamo fatto eh, una via Morgagni, insomma stiamo andando avanti per dare più risposte possibili ai cittadini. E il monitoraggio degli alberi è un altro, un altro di elementi che ci siamo prefissati come amministrazione, negli ultimi due anni vengono monitorati circa 100 alberi all'anno, che sono quelli posizionati nelle zone più a rischio e per fortuna l'anno scorso siamo intervenuti in maniera abbastanza importante e sono stati limitati i danni che sono avvenuti in conseguenza all'evento del 13 luglio. Non vorremmo che succedessero danni, no, in generale, quindi è opportuno che eh, situazioni come queste vengano monitorate, sono stati fatti 3-4 saggi, quindi non è una decisione presa da un giorno per l'altro, viene monitorato dal 2015 questo albero e eh, in questo in questo caso specifico è stata presa la decisione di abbatterlo per motivi di sicurezza. Senza la parola vacanza il sindaco è tornato, che non ci va in vacanza? No, non ci vado, perlomeno non per ora. Il mese d'agosto sarò qui, spero di riuscire almeno a stare in campagna e a godermi un po' i miei olivi, ma in campana perché qualsiasi cosa... Cioè quando il sindaco va in vacanza sembra che gli elementi si debbano scatenare, per cui loro mi hanno detto no, te in vacanza non ci vai.